benvenuti al nostro bar virtuale a ruota libera. Non c'è con noi stasera Marco Asfalto, quindi non c'è Marco 1, c'è Marco 2, l'ingegner Marco Coricelli. Buonasera Marco, benvenuto. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Notizia di poche ore fa, forse di ieri, che l'infaticabile, a proposito di infaticabile, Domenicali se n'è uscita con un'altra delle sue, ovvero stanno studiando qualcosa, non so se Salvo ha, c'è anche un articolo sul nostro sito, eccolo qua. Domenicali, vogliamo riportare, eccolo qua, vogliamo riportare in pista il vero sound della Formula 1, perché dopo che ormai ci siamo abituati a questo rumorino così, dopo che siamo rimasti scioccati, almeno noi della vecchia scuola, abituati ai V10, V12 addirittura, Ferrari, abituati a questo ibrido, adesso però Domenicali se ne esce con la risoluzione del problema, perché vogliono riportare, di tutti i problemi che abbiamo, adesso lui si concentra sul voler riportare il sound vero della Formula 1. Quindi chiedo a te, da tecnico, che cosa ne pensi? Sì, allora, ti faccio la domanda completa. È l'ennesima sparata commerciale? Showbiz? Un po' difficile, cioè, rispondere, perché la Formula 1 si deve domandare dove vuole andare. Più che altro il mondo intero si deve domandare dove vuole andare. Se dal 2035 venderanno solamente vetture elettriche, o adesso con gli fuel magari si dà una possibilità anche al motore termico, ma bisogna vedere se poi le case continuano a investirci sul motore termico. E poi quindi la Formula 1 che fa? Lui dice vuole riportare i V10 e i V12 utilizzando electric fuel e togliere, diciamo, tutta... Scusa se ti interrompo, Giacomino, se ci segui, scusa, ogni tanto io interrompo Marco. Tu hai detto giustamente ecofuel, perché in realtà... Electric fuel. Scusami, è proprio electric fuel, perché spesso si legge e-fuel. Quindi si potrebbe anche pensare che la E, visto che è un termine utilizzato, sia per eco. No. Invece è tutta Magari sì, adesso lo spieghiamo perché si utilizza questo termine. Dico, se, visto da un punto di vista di ecosostenibilità, diciamo magari sì, se visto da un punto di vista come economico ancora non c'è assolutamente un bel niente. Si chiama electric fuel perché praticamente si cerca un modo diverso di ottenere gli idrocarburi, e quindi tramite una reazione chimica tra carbonio e idrogeno. Quindi cosa si fa? L'idrogeno si ottiene dall'elettrolisi dell'acqua, e il carbonio lo andiamo a ricercare nella CO2 presente nell'aria. L'idea quindi sarebbe effettivamente quella di avere delle emissioni neutrali dal punto di vista del carbonio, quindi carbon neutral. Perché se io vado a prendere l'anidride carbonica nell'aria e ci faccio il mio carburante, poi, quando esce dal tubo di scarico, la vado a rimettere nell'aria, quindi praticamente sempre la stessa quantità di anidride carbonica, meno di punti percentuali dovuti agli incombusti e cose varie, vado a rimettere nell'aria. Quindi l'idea è questa dell'ecosostenibilità, cioè essere carbon neutral. Ma è un processo, e nel regolamento tecnico 2026 vengono date anche le specifiche e comunque diciamo le percentuali dei componenti che dovranno avere nuovi carburanti. Praticamente dovranno avere un 40% di componenti aromatici e un 17%, se non ricordo male, di olefine. Gli aromatici sono tipo il benzene, quindi hanno una composizione chimica, una molecola di carbonio, una molecola di idrogeno. Gli olefine invece, per ogni molecola di carbonio hai due molecole di idrogeno. Ma comunque praticamente quello che stiamo ottenendo delle benzine sintetiche, nel senso non le vado più a prendere da combustibili fossili, ma le vado a creare proprio in laboratorio. È chiaro che questo però è un processo costoso, perché prima devo fare l'elettrolisi dell'idrogeno dall'acqua e poi devo andare a prendere anche l'anidride carbonica dall'aria. Non è un processo scontato, e soprattutto magari va bene per la Formula 1, che sono 20 vetture, ma poi nel mondo odierno adesso arrivare a dire che tutte le macchine da qui al 2035 le alimenteremo i fuel, mancano un po' le infrastrutture, comunque
È una tecnologia ancora costosa, adesso non so neanche quanto potrebbe arrivare a costare, ma sicuramente non poco. Quindi, quando fa una dichiarazione di questo genere, deve capire dove sta andando il mondo, perché io penso che la Formula 1 deve seguire un po' quello che sarà anche il mercato automobilistico, perché sennò che facciamo? Cioè, noi tutti dal 2035 andiamo in giro con le vetture elettriche e la Formula 1 invece ritorna con i V10. Cioè, diventa un po' un controsenso, anche perché se la Formula 1 è una vetrina anche per sviluppare poi delle tecnologie che devo portare sulle vetture stradali. Perché ritornando all'MGUH, adesso se non ricordo male potrei dire una cavolata, magari, quindi perdonatemi, mi sembra che anche Mercedes la stia sviluppando su qualche vettura stradale. Quindi la tecnologia che tu porti in Formula 1 poi serve anche nella vita di tutti i giorni. A quel punto, se no, diventa una cosa a se stessa, è quasi come dire, noi siamo con le vetture elettriche, vediamo i motori a combustione interna e ci diciamo, ah, quanto sono belli i motori a combustione interna, quanto ce li avevamo una volta anche noi. Diventa un po' un controsenso. Se poi effettivamente andremo in quella direzione anche per le vetture, magari perché no, ma prima di fare queste dichiarazioni bisogna effettivamente capire dove stiamo andando, un Beh, po' però tutti quanti. intanto il buon Domenicali fa rumore, attira click, attira news, Certo. attira magari qualche Poi, investitore. l'ultima cosa, se proprio era convinto di poter utilizzare i motori aspirati con gli fuel, poteva farli anche dal 2026. A sto punto hai tolto l'MGUH, togli anche l'MGK, perché vista così ha delle criticità e ritorna ai motori aspirati. Poi, ripeto, non è neanche tanto l'ibrido il problema, perché allora la Revuelto è un V12 aspirato con tre motori elettrici. O sono tutti pazzi, Lamborghini, naturalmente sì, è una vettura quasi da vetrina per far vedere un po' anche un esercizio di stile, per far vedere dove può arrivare con la tecnologia, per carità, no, non tutte le vetture che guideremo saranno come questa. Però per dire, il motore aspirato, se volevi, potevi farlo anche adesso. Certo. Cioè già dal 2026, se sei tanto sicuro, potevi anche farlo. Marco, prima di leggere qualche commento dei nostri telespettatori, come direbbe il buon Mike, anima, pace all'anima sua, Mike, buongiorno. Angolo, momento nostalgia. Abbiamo parlato adesso di motori aspirati, di cilindri, cilindrate, ma quanto sembrano veramente lontani i tempi in cui in Formula 1 c'era un V8 della Ford, tutti i V10, tra cui eccelleva all'epoca il Renault, primi anni 90, così, e poi c'era la Ferrari che fino al 95 aveva l'unico V12 sulla griglia. E poi però mi ricordo, per esempio, nel 94, quando Schumacher vinse la prima gara in Benetton Interlagos, tra le varie interviste, nell'autosprint, Schumacher disse: che goduria riuscire a superare la Ferrari su quel rettilineo V8 contro V12. Perché poi alla fine, comunque, è sempre il solito discorso, no? A chi ce l'ha più grosso e chi ce l'ha più potente. Hai anche un V12, ma se avevi un catorcio come era la Ferrari Certo. del 95, aerodinamicamente e meccanicamente parlando, non andava da nessuna parte. Però c'era una varietà, cioè era molto più variegata, c'era varietà, c'erano il Jad, poi erano tutti magari rimarcati, no? L'Ilmor, e così via. Però c'era tanto, cioè, c'era tanta possibilità. Adesso invece deve essere così, perché poi la Ferrari il V10 lo abbandonò, il V12 lo abbandonò proprio nel 96, l'anno in cui arrivò Schumacher, che quando provò all'Estoril quel catorcio del 95 col V12 disse: no, fermi tutti, non lo leviamo e rimaniamo col V12. Poi la Ferrari l'anno dopo passò al V10, poi invece alla fine è stato catalogato anche quello. È impensabile, immagino, Ma ritornare. torniamo sempre lì, è un processo di ecosostenibilità, cioè adesso tornare a V12, per quanto magari potranno essere puliti i nuovi carburanti, che poi, detta tra noi, gli NOx, cioè gli ossidi di azoto, li metti sempre nell'aria, quelli nella combustione ci sono. Però anche da un punto di vista dei pesi, cioè un V12 comunque è un motore pesante, cioè se sei arrivato in un downsizing, ma anche le macchine. Torno sempre un po' a fare il parallelismo con le vetture stradali. Anche le macchine nuove che stanno uscendo stanno facendo tutto in downsizing e tu adesso decidi che magari vuoi ritornare al V10. Ripeto, è una cosa
magari puoi fare, ma inizi a staccarti un po' da tutto il resto del mondo, stai andando in un mondo tutto tuo, a meno che già non ci sei, insomma. Okay. Leggiamo un attimo qualche commento, ci sono alcuni. Salvo, scusate il ritardo, buonasera, ciao Salvo, buonasera a te, Antonio di Dio. Buonasera ragazzi, faranno un regolamento in futuro dove verranno riutilizzati i carburatori sul corpo? Non mi stupirebbe. Di nuovo Antonio, ridatemi i vecchi 10 cilindri con regime di rotazione vicino ai 20.000 giri, bei tempi Antonio per noi che li abbiamo vissuti, da vecchietti. Di nuovo Salvo, vi ascolterei per giorni interim, grazie, ma volevo chiedervi, io sono tifoso della Ferrari F1 e penso che tanti che ci ascolti non lo sono, sì, probabilmente sì. Che speranza ci sia che una gara, dico una gara, la Ferrari possa lottare per la vittoria, perché ascoltando Vasseur dice che stanno lavorando per il 2024, questa è una storia vecchia. Ma guarda, adesso lascio rispondere anche Marco. Se ragiono da tifoso, spero già domenica prossima in Ungheria. Se uso un po' di raziocinio e di logica, lo abbiamo visto già domenica scorsa, per la prima volta in campionato, una vettura che ha quasi impensierito la Red Bull, ovvero la McLaren, per la prima parte di corsa, però con un Verstappen così, con un team così, con una macchina così, per poter vincere la Ferrari, secondo me deve leviamo Austria, che come ha detto anche l'ingegner Mazzola in settimana, è una pista che ti favorisce, comunque particolare, non è così tecnica come Silverstone, ovviamente, levata Austria, dove siamo stati combattivi e combattenti con un ottimo secondo posto, è difficile pensare che anche Perez continui così in negativo, un Verstappen che rompa, perché tanto Verstappen non incappa in un errore, a meno che non è proprio sarebbe clamoroso. È più probabile, secondo me, che possa verificarsi un guasto piuttosto che Verstappen sbagli un qualcosa. E poi lì, una volta che accade questa variabile che già di per sé è difficile, poi deve incastrarsi il fatto che in quella domenica la macchina vada e gli altri non ci siano davanti, perché escluso Austria, appunto, poi non siamo mai stati veramente la seconda forza del mondiale. Se fosse capitato domenica, ne avrebbe beneficiato la McLaren con un primo e terzo posto. Capita normalmente, la Aston Martin magari adesso è un po' più indietro, dovesse capitare domenica prossima, magari come seconda forza c'è nuovamente la Mercedes, se ne approfitterebbe la Mercedes. Ora come ora, per dover vincere una gara alla Ferrari, penso che oltre a Verstappen, che già di per sé è problematica la cosa, debbano seguire Marco anche debacle di qualche altro team. Tu. Diciamo, sì, in parte sono d'accordo con te, ma soprattutto vediamo se stiamo sviluppando la macchina per il 2024, significa che comunque gli aggiornamenti continuerai a portarli, a provarli su questa vettura, oppure se fai come l'anno scorso, che a un certo punto non hai portato più nulla. Se fai come l'anno scorso, allora la vedo improbabile andare a vincere qualcosa. Se no, la speranza è l'ultimo a morire. Se continueranno a portare degli aggiornamenti in vista anche del 2024, è chiaro, non ci deve essere Verstappen, però. Poi vediamo in Meno Ungheria. Poi è vediamo un assoluto. attimo in Ungheria, diciamo a Silverstone ci sono stati abbiamo visto svariati problemi, la macchina non è andata. Ungheria dovrebbe essere più favorevole, infatti anche io mi riservavo prima di dare un giudizio concreto, vedere un attimo la gara di Ungheria. Ok, e di nuovo Salvo ci chiede: ma solo in Europa, questo lascio a te la risposta, ma solo in Europa nel 2035 faranno circolare le vetture elettriche, ma nel resto del mondo che fanno? Ci saranno delle gare di Formula 1 che in Europa si correrà con l'elettrico e negli altri stati a carburante? Marco, lascio a te la risposta. Allora, quello del 2035 sì, è una cosa europea. Sul resto del mondo devo andare a vedere, non mi sono aggiornato, ma già per esempio negli Stati Uniti l'ibrido o comunque l'idea di circolare elettrico è già una cosa abbastanza avanzata. Sembra un po' più sentito. È chiaro che sembra lì anche più facile creare effettivamente delle infrastrutture. Però la strada, perlomeno quella che stanno prendendo le case, è un po' quella, perché comunque anche quando le sentiamo parlare, vedendo anche tutti i cinesi che stanno venendo, le case cinesi stanno venendo fuori e stanno facendo molte vetture elettriche, è chiaro, loro le batterie le pagano un soldo ed è più facile sviluppare quel tipo di vetture. Però ci fa anche capire che il mondo sta guardando più che altro lì. Adesso sbagliato o non sbagliato. Magari non stiamo di a quello, non è questa magari la sede. Giusto. Però adesso rientrare e dire andiamo tutti sugli e-fuel, uno mi sembra anche un po' tardi, per come stanno sviluppando
i modelli legacy. Per esempio, Fiat è uscita adesso senza fare per forza pubblicità, però con un nuovo modello che è completamente elettrico e forse magari tra un po' si parla di una versione ibrida, però è uscito solamente adesso al lancio solamente elettrico. Vedremo, vedremo E come va. lo vende in tutto il mondo, non solo qui in Italia. Esatto. Vedremo cosa ci riserverà il futuro sia per la Formula 1 che per le nostre vite di tutti i giorni. Marco, io ti ringrazio, sei stato come al solito fenomenale nella spiegazione, argomenti molto tecnici, molto interessanti, comunque spiegati anche per noi che non siamo del settore. Quindi io ti ringrazio e come al solito ti do appuntamento a domenica prossima per il Post Ungheria, ovviamente. Quindi grazie mille come sempre. Ci mancherebbe poi, più che altro abbiamo commentato, sono stati dei commenti, soprattutto magari dei miei commenti per personale, un po' a quello che abbiamo visto. Comunque, grazie a te Massimo e grazie a tutti per averci seguito. Grazie anche a Salvo in regia, lavoratore anche lui instancabile. Grazie a voi che ci avete seguito anche in questa calda serata estiva. E ci vediamo appunto domenica prossima anche con Marco 1, non solo Marco 2, quindi con Marco Asfalto per il Gran Premio, per il Post Gran Premio d'Ungheria, che speriamo ci porti non dico una vittoria, ma qualche sorriso e qualche certezza in più lato Maranello. Ricordatevi sempre di seguirci su tutti i social, iscrivetevi al canale YouTube, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Di nuovo, grazie a tutti e buona serata. Alla prossima. Ciao ciao! Ciao, ciao a tutti.